Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Limbo. L'ultima volta non abbiamo completato questo enigma, anche se avevamo praticamente risolto come portare sullo scatolone. Però rientrando in partita, in pratica resetta tutto l'enigma che veniva giù con la leva. Ok, quindi risaliamo su. Non risaliamo su? Saliamo su o non saliamo su? Facciamo così. Vai. Ok, ora dovrebbe arrivare molto in alto e possiamo saltare a destra sicuro. Forse... ok, meno male, non sale su all'infinito fino alla morte. Ce ne andiamo a sinistra, però forse, amico, devi dondolare dall'altra parte. Oh, bene, lo prende lo stesso. Ora abbiamo casse, due pulsanti e rotolare. Allora, vediamo un po' cosa succede. Siamo anche il secondo. Cade una cassa. Cade un'altra cassa. Ok, non è così. Allora, deve cadere una cassa. Ci devo far cadere sopra l'altra cassa. Vediamo un po'. Facciamo uno. Due. No, vai di qua prima. Ok, spingi. No. Moriamo in pace. Forse il secondo tasto non fa attivare la ruota. Forse, non è sicuro, vediamo. Allora, solo il secondo tasto. E invece la fa attivare come? Allora, facciamo così. Spingiamo. Dai. Cazzo. No. Fuck. Oh, cazzo. Facciamo così, allora. Servono tutte e due per solo per saltare la ruota, forse. Proviamo. Ok. Non so se così ce la faccio. Vai, perfetto. Ok. Una volta fatto questo, qui non ci si va. E la ruota torna indietro. Ah, e ci fa capire quindi che... ci fa capire che... aia. Oh, shit. Che dobbiamo usarle entrambe per scavalcare, quindi... scende la prima. Devo fare così. Dai. Salta. Vai, cazzo, top. Ci ho messo un po', ma alla fine era facile. Vai, andiamo avanti. Una scala è qualcosa che fugge. Allora, saliamo la scala, che per curiosità voglio vedere cosa c'è sopra. Quindi saliamo. Andiamo per di qua. Un cazzo di moscone. Oh shit. Moscone che corre. Scappa via. Allora, vediamo un po'. Indietro immagino non si possa andare. Vediamo un po'. Come si fa? Forse devo prendere lo schifo qui. Che cosa si fa? La devo far scendere più in basso, forse. Quando si avvicina. Niente. Mi sta buggerando. Devo salirgli sul groppone per riuscire ad arrivare sulla scala. Oh merda. Se non posso tornare indietro, un modo deve esserci. Forse devo camminare pianissimo. Vediamo un po'. Provo ad avvicinarmi con una lentezza cosmica. Forse sono arrivato più vicino di prima. Se fa rumore con le ali non mi muovo più. Però adesso sta facendo molto rumore. Attenzione, sta per svolazzarsene via. Come posso fare? Vediamo un po'. Devo fare minuscoli passi. Però sono andato più avanti di prima, mi sa. Vediamo un po'. Vai. Ok. Forse è questa la strategia. Non so cosa fare una volta che arrivo lì. Forse devo saltare e basta. Saltargli sopra. Ok, proverò a saltargli sopra. Stiamo riuscendo. Piano piano, ma ci riusciamo.
Stai calma, moschetta. Non preoccuparti, moschetta. Stai tranqui. Stai tranqui. Non agitarti. Ah, shit! Ma davvero? Ma davvero, brutta pezzaccia di merda! Oh, merda su questo cibo fottutissimo. Vediamo un po'. Andiamo un po' più veloce. Maledetta bastarda. Devo vedere qual è la distanza dalla quale inizia a volare a priori. Non è la distanza di un salto. Ecco, quando arrivo proprio in quel punto vola via. Dai, piano piano. Ah, ti aggrappi alle zampe. Ok, ho capito. Ti aggrappi alle zampe e ti fa arrivare lì. Andiamo solo a arrivarci a piccoli passi. Stronza bastarda maiala. Devo arrivarci vicino e poi correre e saltare. Pezza di merda, vieni qua. Vai, sali, sali, sali. Fuck, fuck. Non la molla, eh? Ha staccato pure la zampa. Senza pietà sto ragazzino, va bene. E dopo questa improvvisata caccia alle mosche, andiamo avanti, direi, per l'ultimo. Oh, e qui abbiamo un tasto che si preme. C'è fuori, quindi penso dobbiamo andare così. Sarà solo un modo di farci capire il da farsi, oppure per farci capire che dobbiamo bloccare questa cosa così. Beh, sicuramente no. Proviamo ad andare su. Vediamo cosa c'è. Di qua. Spingere o tirare cose. Si può fare per poco. Quindi per ora le scavalchiamo. E arriviamo in questo punto. Cos'è? Una porta? Un... Vediamo un po' cosa succede. Aspetta, aspetta. Ok. Ok, allora. Vai, perfetto, è un grande, ha capito tutto. Ha capito le mie intenzioni. Saltiamo. Andiamo sta cazzo di palla, la facciamo pure un po' frenare. Va bene. La muoviamo di qua. Porca zozza. No. Andiamo qua. Facciamo così. Poi, francamente, andate a finire di sotto ora. Andiamo giù, vediamo un po' che cazzo è successo. Che quella ruota sicuro la dobbiamo prendere e ficcare. Caduta di qua. Dobbiamo far andare a finire lì. Però non ci si reggerà mai. Oh. Ah, invece no, dobbiamo portarla su. Ma mi uccide, ma mi uccide. Tira, tira, tira. Ok. Oh, non ti morimo là sotto. Non credo. Vabbè, vediamo che cosa succede più avanti. Succede che questo ingranaggio non parte, non fa nulla. Ah, no, ok. Ok, dobbiamo semplicemente spingere questa cosa. E prendere lo scatolone per arrivare sotto. Ok, era un modo di far uscire lo scatolone. Quindi andiamo di qua. Prendiamo la box. Anzi, mettiamo un po' più avanti, se no non ci riusciamo a stare lì sopra. Facciamo così, tiriamo la bella levetta. Interferenza, parte il rotellone. Rotellone su cui stile Super Mario dobbiamo salire sopra. Vai. Ci
Facciamo così prima di schiattare. Tiriamo una bella box. Facciamo così. È un po' che quella box non debba buttarla dentro la ruota dentata, chissà. Forse. Forse ce la dobbiamo portare giù. Allora la vado a riprendere, che ho questo presentimento che non è solo per scavalcare lì aperto. Quindi vediamo un po'. Maledetto, vai qui così. Buttala di sotto. Vai, spingila via. Ok. Vai. Ci facciamo portare su e penso che... Penso che cosa? What the fuck? Abbiamo lasciato qualcosa dietro, un'altra scatola? Sì, dietro c'è un'altra scatola. Dobbiamo portare anche questa. Quindi la mettiamo sul bel cubettino. Così. Vai, buttati. Quindi si può tranquillamente fare così. Salire qua. E salire in cima. Perfetto. E direi che... Che cosa fa questo? Parte per schivare roba elettrica. Non ci se la fa, non ci se la fa. Non ci se la fa. Oh, invece ci se la fa. Ci se la fa, però mi dovevo lanciare. Mi dovevo lanciare. Ma qui penso che siamo andati avanti un bel po'. E quindi per questo episodio di Limbo direi che è tutto. Ci fermiamo proprio qui a... A questo enigma della catena, insomma, dopo ci sono altri ingranaggi, sinceramente non lo so perché non sono mai arrivato a questo punto. Quindi invito a lasciare un bel like e un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.